Buonasera. Abbiamo appena iniziato questa diretta, aspettiamo un minuto che si colleghi qualcun altro. Abbiamo iniziato, non so se mi sentite bene, se mi vedete bene, è la mia prima diretta, quindi non so come, se mi state vedendo, se sta succedendo qualcosa. Scrivetemi pure nei commenti. Mi riservo di fallire in tutti i modi possibili in questa prima. Ecco, allora, mi sa che mi vedete. A questo punto mi sa che mi vedete. Vabbè, innanzitutto grazie a tutti di essere qui. Questa è la mia prima diretta Facebook, come dicevo. Oggi presentiamo il mio ultimo thriller, Tutte le storie sono vere, che è stato edito dal Prato, il Prato Editore di Padova, ad aprile ed è disponibile per il download gratuito. Presso la pagina, presso il sito delle editure. Trovate tutti i riferimenti nella mia pagina Tutte le storie sono vere. Ebook in formato EPUB senza DRM, quindi accessibile direttamente e ripeto, gratuito, quindi potete scaricarlo subito. Oggi facciamo questa presentazione in diretta per parlare, ecco, di questo thriller che ho scritto. La presentazione sarà breve, adesso iniziamo un po' in sordina perché aspettiamo che magari ci aggiunga qualcun altro, ma sarò molto rapido, non voglio tediarvi ore intere. Facciamo questa presentazione e io spero che se la cosa vi sarà piaciuta e se vorrete scaricare e leggere il libro, potremo fare poi tra, che so, una ventina di giorni, un incontro con l'autore invece che una presentazione. Così magari invece di trovarci nella sempre paradossale situazione nella quale si deve parlare di un thriller di cui non si può parlare per non svelare troppo e così via, potremmo invece vederci da persone che l'hanno letto e in cui si possono svelare retroscena, parlare di quello che c'è stato prima, che ci sarà dopo, dei motivi di certe scelte, eccetera, eccetera. Per cui magari, ripeto, se vi piace l'idea possiamo aggiornarci poi fra un paio di settimane, 2 o 3 settimane, poi stabiliremo insieme se qualcuno è interessato il calendario. Va bene, allora io direi di iniziare con la presentazione. Si tratta, come dicevo, di un thriller ed è ambientato nel mondo della televisione. Mike Silvestro è un regista televisivo che ha un metodo tutto suo, tutto particolare, alternativo di fare televisione, di fare i suoi film. Lui non reputa attori professionisti, ma soltanto persone qualunque, gente presa dalla strada, potremmo dire. Se ha bisogno per un ruolo di un tabaccaio, lui gira per tabaccai fino a che non ha trovato quello che pensa faccia al caso suo. Così, se ha bisogno di un avvocato, cerca un avvocato e lo mette davanti alla macchina da presa. Per lui questa è una ricerca di autenticità, di verità. Per lui i film sono più veri se sono fatti da persone vere, perché nessuno conosce meglio di loro il loro lavoro, il loro modo di essere. Quindi preferisce loro a un attore che debba interpretarne il ruolo. E questo è un modo di fare che piace molto alla produzione. C'è un
Ovviamente c'è un grosso risparmio sul costo degli attori, che sono una voce importante del costo finale del film. E quindi la produzione è entusiasta di questi suoi film, diciamo, a costo ridotto. È entusiasta anche il pubblico, perché si immedesima molto nei film di Mike Silvestro. I suoi film hanno sempre un finale consolatorio, danno speranza e permettono, anche grazie a questo stratagemma delle persone qualunque, un alto grado di immedesimazione. Per cui piace alla produzione, piace alla gente, ovviamente non si può piacere a tutti nello stesso momento. I film di Mike Silvestro non piacciono alla critica, perché la critica ha le ritiene dei prodotti dilettantistici fatti da gente che non è del mestiere, che non sa fare l'attore, e quindi li reputa prodotti scadenti, rivolti peraltro a un pubblico mediocre. L'accusa è quella di voler compiacere il pubblico a tutti i costi e quindi di fare prodotti sempre uguali a se stessi, che danno un senso di rassicurazione oltre a tutto. E quindi la critica è molto aspra nei suoi confronti. Mike Silvestro non se ne importa, va avanti per la sua strada, non ha questo problema. Però alla festa con la quale si apre il thriller, la festa per l'ultimo successo, che La forza del cuore, la serie che ha appena finito di girare, Franco Zorzi, che è un critico molto duro, lo avvicina per parlargli. E lui vorrebbe tanto porgere ossequio alla famosa legge non scritta della televisione, che è mai litigare con i giornalisti. Però non sempre è possibile. Vi leggo un brevissimo estratto. Insomma, si guarda intorno. Di cosa dovrei lamentarmi? Dice il regista. Dell'inautenticità, risponde Zorzi. Mike detesta i paroloni dei giornalisti, pieni di filosofia e senza sostanza. Non sente come tutto falso. Anche la sua ricerca di prendere attori non professionisti non ha niente di originale. Lo facevano i neorealisti 70 anni fa. Lei però non si definisce un neorealista, e mi perdoni la franchezza, non ottiene neanche gli stessi risultati. Questo dipende dal punto di vista, replica Mike. Se deve uccidere qualcuno nel sonno, avrà bisogno di un'arma silenziosa, che so, un laccetto da strangolatore. Per assaltare una fortezza le serviranno bombe e carri armati. La rete vuole prodotti di successo e io glieli do. E la media di prendere gente dalla strada funziona. Mi serve un salumiere? Prendo un salumiere. Nessuno conosce quella parte meglio di lui. Allo stesso modo, ho bisogno di un medico? Prendo un medico. Gente che recita come vive, il vero che più vero non si può. E in più lo fa gratis, perché io gli do l'occasione che tutti vogliono, quella di apparire in televisione. Così facendo, ho abbassato i costi degli attori dell'85% e anche la metà di quelli del casting. Molti li recluto personalmente. Io lavoro per la rete, loro mi affidano una missione, io la porto a termine, tutto qui. Molto Machiavelli, dice Zorzi, e poco Truffaut. Perdoni anche la mia di franchezza, risponde Mike. Poi dice che i critici sono antipatici a tutti. Ecco, non sempre si può evitare di litigare con la critica. Ma la cosa importante è che Mike Silvestro va avanti per la sua strada perché è convinto di essere nel giusto. E il successo che riscuote gli dà ragione. In effetti, quando lavori in un ambiente come il suo, non ti fai moltissimi amici. Intanto tutti quelli che lavoravano con lui adesso non lavorano più per questa sua scelta alternativa, adesso ce l'hanno con lui. E poi si tratta di un ambiente dove circolano soldi e si ha a che fare con la vanità della gente, quindi questa è una miscela esplosiva, per cui tanti amici non se li fa, anzi si direbbe praticamente nessuno. Per quanto riguarda la sua vita personale, lui ha un figlio di 13 anni, avuto da sua moglie con cui è separato, e sua moglie lo odia, perché le ha portato via suo figlio con una stratagemma molti anni prima e adesso sta con lui. Quindi, diciamo, nonostante il suo successo, lui ha questo vulnus nelle relazioni personali, di cui non si preoccupa. E quando è stanco, invece di darsi pensiero per questo, sogna il Vermont. Il Vermont è il posto del suo cuore, dove sogna di portare suo figlio, che ha 13 anni, si chiama Filippo, e di aspettarlo al ritorno da scuola sul patio mentre il sole tramonta.
Il Vermont è questo stato in cui ci sono alberi a perdita d'occhio e tutte quelle foglie variopinte di tanti colori, sempre per terra, pare in qualsiasi stagione, non si sa come. E, insomma, questa è la sua vita. E tutto dovrebbe andare per il meglio. Lui sta festeggiando all'inizio del romanzo, appunto, insieme a tutti i colleghi. Se non che a un certo punto si fa tardi e lui vuole tornare a casa da suo figlio, che appunto ha 13 anni e da un po' di tempo dice che è diventato grande, non ha più bisogno della babysitter e quindi resta a casa da solo. E lui non vuole farlo aspettare perché non vuole lasciarlo solo per troppo tempo. Solo che torna a casa e non lo trova. Al posto del ragazzo trova un biglietto in cui c'è scritto Filippo sta bene, non chiamare la polizia, ci facciamo vivi noi. Ovviamente la prima cosa che gli viene in mente è chiamare la polizia, però poi gli viene subito il dubbio che possa essere rischioso, non sa con chi ha a che fare e non sa cosa potrebbe succedere. Per cui invece che la polizia chiama il suo migliore amico, forse l'unico amico che ha, Sandro Rambaldi, il suo aiuto regista, che sta ancora alla festa e gli chiede di raggiungerlo. Sandro Rambaldi lo raggiunge subito e insieme decidono che chiamare la polizia è troppo rischioso. Oltretutto il figlio stava con lui. E se qualcuno sospetta che lui ne abbia avuto una cattiva custodia, lasciandolo da solo a questa età a casa, la moglie potrebbe riaverne l'affidamento. Per cui non vogliono rischiare. A Rambaldi viene in mente un'idea di tornare alla villa la mattina dopo, di buon'ora, quindi dopo poche ore, perché ormai è notte fonda, e di vedere la registrazione della sera prima. Forse dalle registrazioni si potrà vedere se c'era qualche faccia sospetta, qualche movimento equivoco. Si potrà risalire a colui che ha preso le chiavi dal cappotto di Mike. Infatti Mike ha trovato la porta aperta quando è tornato a casa e le chiavi non le aveva più. Vanno alla villa e li accoglie il proprietario, il produttore, che si chiama Patrizio Reggenti, è un vecchio produttore con il quale hanno lavorato spesso, e gli fa vedere le registrazioni e poi gli dice, fra i tanti dubbi che loro nutrono, che forse c'è un metodo alternativo, un metodo diverso e più fruttuoso. Per iniziare queste ricerche, un metodo di cui non sa bene se parlare o meno, ma poi si decide a farlo e gli rivela quello che sto per dirgli. Voglio dirti una cosa, dice Patrizio, il produttore, a Mike, una volta tornati all'ingresso, non per scoraggiarti, al contrario, per darti un'opportunità in più. Non voglio che perdiate tempo. Qui il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Che stai cercando di dirmi? Chiede Mike. Quello che voglio dire è che esiste un altro metodo per ottenere le informazioni che ci servono. Di che stai parlando? Fa Sandro. Voi sapete che io ho scritto in passato, tantissimo, cinema, televisione, e mi ha giovato molto ricordarmi che tutte le storie sono vere. Tutte le storie sono vere, dice Mike. È lo slogan portante degli Impeti dell'Anima, la nostra prima serie. Sì, ma tu non sai quanto è giusto quello che dice. Ci stai facendo montare l'ansia, dice Sandro. Niente ansia, non ce n'è bisogno. Ascoltami bene, Mike. Tutte le storie sono vere, perché tutto è già successo. Noi viviamo qui e ora perché la nostra coscienza funziona così. Ma la nostra vita, tutto quello che succede, l'intera storia dell'universo è come un film già girato. Quello che ci viene in mente, che immaginiamo, quello che pensiamo sia il frutto della nostra fantasia, è soltanto il ricordo di qualcosa che è già successo. Noi lo vediamo confusamente, anticipando il futuro, solo perché il futuro esiste già. E quelli come noi, i cosiddetti creativi, non sono altro che quelli che riescono a spingere lo sguardo oltre il proprio tempo, niente di più. Facevo bene a preoccuparmi, interviene Sandro. Questa da dove l'hai presa? Se vi parlo così, è perché ne ho fatto esperienza diretta. I mondi dell'horror, del fantasy, tutte le utopie e le distopie che conosciamo esistono davvero. Quello che è immaginario per noi qui è reale da qualche altra parte. E così inizia la loro ricerca alternativa del bambino. Non vi dico tutto perché sennò poi il libro non lo leggete più. E invece questa presentazione dovrebbe servire a fare proprio il contrario. E niente, io spero che la cosa vi abbia incuriosito e che vi abbia suscitato qualche interrogativo. Se volete farmi qualche domanda, ripeto, possiamo vederci fra un po', 2 o 3 settimane e facciamo un incontro con l'autore.
Voi l'avete letto, io l'ho scritto e chi ne sa più di noi. A quel punto possiamo dirci tutto quello che vogliamo senza paura di svelare finali o di rivelare dettagli raccapriccianti. Potete farmi tutte le domande che volete, anche adesso, ma allora in particolare, quindi fra un po', quando ci vedremo. E spero non mi facciate domande imbarazzanti perché non sono preparato per questo. Io intanto vi ringrazio dell'attenzione, scusate se vi ho annoiati, spero che non sia stato così, almeno non del tutto, e se ci sono domande, se no vi do il mio saluto, alla prossima. Vi ho lasciati senza parole. Deve essere stata una presentazione bomba. O nel senso che vi ha molto entusiasmati, o nel senso che ha raso tutto al suolo. Forse più la seconda. No, non sappiamo. Va bene. Allora, grazie a tutti. E vi ripeto, scrivetemi se volete fare questo incontro con l'autore, mi farebbe piacere. Va bene? Buona serata.